Occhio allo spread, e questo è un po' il tema del momento, Andrea, e questo è il nostro approfondimento di oggi. Titoli di Stato a rischio, come si legge dal nostro titolo. Allora, parlando della Banca Centrale Europea, la riunione della settimana scorsa era stata descritta da molti come un non evento, perché non si attendevano dei cambi di politica monetaria o proiezioni macroeconomiche particolari. Però di fatto, se si osserva appunto il movimento e l'andamento dell'obbligazionario, del comparto obbligazionario, soprattutto alla fine della settimana, insomma, forse qualcosa è accaduto appunto. La BCE, ti faccio questa domanda un po' provocatoria, poi lascio a te l'analisi più tecnica e più specifica, ha affondato i BTP e di conseguenza, insomma, ha fatto salire alle stelle lo spread, non alle stelle, però insomma, qual è la previsione nel medio periodo? A te, Andrea. Sì, allora, vedendo quello che ha fatto il mercato, a mio avviso di breve termine sembra un po' un bottom, quindi una fase di estrema che il mercato ha toccato nel breve termine, mentre nel medio termine, a mio avviso, le parole di Lagarde e anche i fatti delle altre banche centrali, quindi la Bank of England e anche la Fed, fanno capire che l'epoca dei rendimenti negativi sembra ormai alle spalle. Quindi quello che il mercato ha fatto è stata una reazione metà emotiva e metà tipica tecnica, quindi di un sell-off che arrivava in realtà da un movimento partito, come dicevamo prima, da metà dicembre, in cui abbiamo visto sostanzialmente raddoppiare il rendimento del BTP decennale, che era intorno al 20 dicembre, intorno allo 0,90%. E ora siamo all'1,80%, quindi per il mercato obbligazionario un movimento del genere è qualcosa di come un terremoto, qualcosa di assolutamente impressionante. E ovviamente il movimento del BTP, ma possiamo anche citare il Bund che ha rivisto la luce, quindi dai territorio negativo è ritornato in territorio invece positivo. Il rendimento e questi due benchmark che sono i titoli di Stato tedesco e italiano hanno poi trascinato al ribasso le quotazioni di tutto il resto del mercato, quindi abbiamo visto anche dei fortissimi sell-off sul corporate investment grade e anche non investment grade e con anche salita dei CDS, quindi il credit default swap. Sì. E questo chiaramente è stata una fase di panico del mercato con uno dei più forti sell-off obbligazionari degli ultimi decenni. Quindi di solito dopo questi tipi di sell-off il mercato tende a lasciar batter palla e anche a provare a rimbalzare. E a mio avviso questo è un po' lo scenario da aspettarsi nelle prossime sedute, il che vuol dire che di medio-lungo periodo probabilmente, anzi a mio avviso, le prospettive del mercato obbligazionario rimangono comunque poco interessanti, nel senso che l'inflazione è molto più alta dei rendimenti reali dei bond e quindi come investimento strategico i bond rimangono ancora poco interessanti. Però da un punto di vista tattico, quindi di breve termine, questo sell-off a mio avviso potrebbe essere un'opportunità di acquisto o comunque per chi è al ribasso di chiusura delle posizioni ribassiste.